figlio mio, Sua Maestà Luigi XIV donò a Filippo vostro nonno questa spada e voi dovrete esserne degno. Dovrete usarla solo per difendere la vostra religione, la vostra persona e i vostri sudditi. Noi non lasciamo solo un regno e un figlio, ma noi lasciamo anche un cuore in questa città. Papà. Eccoci qui, siamo di nuovo in diretta, per la seconda volta è ospite Vincenzo D'Amico, insomma, perciò lo antepongo a Diletta a Canfora, vero? Che sì. Insomma ci parlerà di una sua iniziativa, una sua associazione. Invece Vincenzo D'Amico, editore, giovane editore, sì. Impegnato insomma in questo mondo difficile, no? Certo, sempre. Ci vuole tanta passione, però se si lavora con passione e costanza poi i risultati si più vedono. Più passione o più coraggio? Follia. Però insomma vedremo fra poco quest'opera imponente che è cronaca civile e militare delle due Sicilie sotto la dinastia borbonica, ecco qua la stiamo vedendo nelle immagini, sono tre tomi o volumi, come li chiamavano? Vabbè, sono sinonimi. Tre tomi, vediamo, insomma, ricchi, che raccontano quanti anni di storia? Raccontano i 127 anni di regno. A partire dal 1 gennaio del 1734, anche se Carlo di Borbone a Napoli entra il 10 maggio, però lui inizia dal 1 gennaio quando Filippo V di Spagna ed Elisabetta Farnese iniziano le manovre per sottrarre il regno agli austriaci. In realtà l'opera originaria finiva in occasione del 27° anno dell'incoronazione di Ferdinando II, ovvero l'8 novembre del 1857. Il Del Pozzo, Monsignor Del Pozzo, si propose di continuarla, di aggiornarla nel tempo, poi sappiamo come è andata la storia, non ha potuto farla. Invece, qualche anno fa il dottor Catenacci, grande bibliofilo napoletano, mi propose, ecco, di pubblicare questo libro aggiornandolo fino al 20 marzo del 61, anno in cui, data con la resa di Civitella del Tronto, con cui finisce il Regno delle Due Sicilie. Tra l'altro c'è anche una mostra, credo, a Napoli, a Palazzo Reale, proprio dedicata al contributo del Sud all'unità d'Italia, proprio, diciamo, quindi c'è una rilettura, poi insomma bisogna aspettare quanti anni per avere un quadro completo. Ma guarda Peppe, noi più che dalla... Questo libro non è stato un ricordo del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, ma un ricordo del 150° anniversario della caduta del Regno delle Due Sicilie. Può sembrare, come dire, un gioco di parole, ma non lo è, perché quest'opera commemora uno dei regni più antichi d'Europa, un regno molto importante, il cui crollo così repentino impressionò tutta Europa all'epoca. Mettersi nei panni del Pozzo significa guardare la storia dal punto di vista nostro, e quindi magari scoprire cose inedite che riguardano proprio le nostre città, colpevolmente poco studiate, ecco. E poi c'è qualcosa di nuovo che si leggerà, senza svelare tutto, chiaramente. No, è chiaro. Guarda, sì, ci sono, per esempio, qualcosa di interessante, se noi andiamo a leggere le pagine convulse, le cronache del 1799, è interessante notare che il Del Pozzo chiama patrioti coloro che appoggiarono la rivoluzione napoletana. Quindi questo fa capire che questa... Del Pozzo scrive con quale rivoluzione? Quella del 1799. Vengono chiamati dal Del Pozzo patrioti, nonostante avessero combattuto contro la dinastia borbonica e nonostante questo libro sia stato pubblicato dalla Stamperia Reale. Quindi questo fa capire che evidentemente questa censura borbonica o non esisteva affatto o era molto tenue. Un'altra cosa interessante, visto che quando si parla del regno si parla sempre di briganti, ebbene questo testo che accoglie giorno per giorno la cronaca dell'epoca, e direi senza censura, visto che coloro che combatterono nel 99
contro Ferdinando IV, vengono addirittura chiamati i patrioti un paio di volte. I briganti vengono citati soltanto una volta nel 1848, quando a Cosenza, per i moti del 48, qualche banda diventa un po' più audace, il che significa che evidentemente questo fenomeno del brigantaggio era del tutto marginale, e quindi quello che si è avuto nel 1799, nel 1806 e dopo l'Unità d'Italia è un fenomeno prettamente politico, o meglio, che si sviluppa per cause politiche, e poi magari qualcuno ne ha approfittato per delinquere, però la causa scatenante è di natura politica. E beh, questo insomma sembra ormai un fatto acclarato. Allora, invece Diletti si occupa di canto, ma non solo, no? Non è questo il mio settore, però mi sono avvicinata alla causa, diciamo, di una verità storica alternativa da tempo, essendo comunque figlia di un'appassionata di questo settore. E ringrazio Vincenzo D'Amico per avermi voluto diciamo qui oggi. E io, diciamo, essendo comunque abbastanza giovane, voglio mandare un messaggio, insomma, ai ragazzi che in questo momento stanno vedendo la trasmissione, cioè quello di appassionarsi a una verità storica differente, a conoscere una storia che è orgoglio praticamente per noi e per tutto un popolo. Anche questo libro che io ho avuto l'onore di leggere, diciamo, è anche Francesco Maurizio di Giovane nella dinastia borbonica, ci dà una chiave di lettura chiara, insomma, di quello che è stato il nostro regno. Per esempio, adesso parlando dei giovani, i giovani oggi sono costretti ad andare via, a un'immigrazione forzata, e penso che l'immigrazione di oggi è anche più grave di quella avvenuta subito dopo l'Unità d'Italia, cioè subito dopo il 1861, perché è un'immigrazione intellettuale, e oggi il nostro paese sta morendo, il nostro sud sta morendo proprio perché le giovani menti dovevano andare via. E quindi io adesso sono presidente di un'associazione che si chiama Sedna, appunto l'ultimo pianeta scoperto, e l'associazione è assolutamente culturale, quindi senza scopi di lucro, che vuole e ha l'intento di far esprimere le giovani generazioni in tutte le forme d'arte, quindi il canto, la recitazione, tutto quello che può essere arte, la pittura, anche la moda. E voglio far avvicinare i giovani anche a questa causa. Infatti spero di avere con noi in qualche seduta anche Vincenzo D'Amico, perché penso che lui sia uno dei pochi che dà l'opportunità ai giovani di esprimersi, di approfondire. Anche perché questo è un campo abbastanza chiuso, e quindi è importante, secondo me, far approcciare invece i giovani verso questo settore. Quindi conosce tra l'altro il teatro di Napoli, il Reggio Teatro, insomma, credo sì, fosse fra i più importanti quando fu realizzato in Europa. Sì, costruito in poco tempo. Se pensiamo, un paragone un po' irriverente, però il palazzetto dello sport di Cava dei Tirreni costruito, poi si sono accorti che le misure non erano regolari per giocare a basket. Quello di Nocera Inferiore in costruzione da 30 anni. È incuriosito di più? Attraverso la lettura di vari libri mi è incuriosito proprio il vedere come è stato possibile quasi nascondere del tutto una carneficina. Io mi sono sentita un po' anche derubata, diciamo. È un privilegio enorme pensare di poter ridare alla luce questi libri ormai rarissimi, perché Del Pozzo
è in vendita, forse lo è ancora in vendita, in una sola libreria italiana, l'originale a 600 euro, quindi una rarità per bibliofili, praticamente sconosciuto. Se voi guardate le bibliografie dei libri sul periodo borbonico, raramente lo trovate citato. Quindi veramente si tratta di una grande operazione di riscoperta della nostra storia, non lo dovrei dire io, ma credo proprio che sia un'operazione molto importante. Ecco, tu l'hai fatta insieme ad un'altra... Sì, insieme, allora, colui che l'ha voluto, che me l'ha segnalato, è Giuseppe Catenacci, grande bibliofilo. Poi con lui ha collaborato Maurizio Di Giovine, autore anche di quest'altro libro, che, come dire, due sono complementari, perché la cronaca è una cronologia appunto giorno per giorno degli eventi, mentre Di Giovine nel suo saggio enuncia un po' il saggio storico. Però è chiaro che bisogna ringraziare Anna Carelli, l'editore di Ripostes, che coraggiosamente ha sempre avallato queste idee editoriali. Siamo presenti a Civitella del Tronto e degli altri posti dove si consumò l'epopea dell'antico regno, diciamo. Io la ringrazio, dottore Catenacci. Prego, prego. Complimenti per il lavoro che ha fatto, insomma. Comunque il Del Pozzo è una miniera che non bisogna assolutamente trascurare, perché dà la possibilità, in qualsiasi momento viene in mente, di vedere, di approfondire qualcosa, di trovare il contesto storico in cui questo si svolge. È il comandine del Regno delle Due Sicilie. Grazie di nuovo, dottore. Prego, prego, tante cose a lei. No. Chiarissimo, certo. Insomma, è una bella storia, sì, raccontata. Poi ha citato il Comandini raccontò la storia d'Italia giorno per giorno dal 1800 al 1899, un secolo, tutto il secolo, ovviamente dal punto di vista sabaudo, essendo egli, tra l'altro, dedicando tale opera a Sua Maestà Umberto I di Savoia, non può che essere quel punto di vista. Allora, abbiamo ascoltato, dottor Di Giovine, poco fa il dottore Catenacci, diciamo, sì, un impegno, lo dicevamo, importante, storico, per riscoprire, per risapere, però il problema è sempre quello, poi che si pongono un po' tutti, cosa serve e quanto serve di questo per guardare in modo diverso anche al futuro, no? Per costruire qualcosa. Ma certamente, certamente, non perdiamo mai di vista il nostro tempo, perché noi siamo uomini di questo tempo, e se non noi, i nostri figli sono proiettati al futuro, per cui questo problema è sempre presente. Allora, a cosa serve la riscoperta del passato, soprattutto per noi meridionali? Riscoprire il passato significa innanzitutto dire che abbiamo avuto un passato, che siamo stati capaci autonomamente di fare, semplicemente di fare. Allora, sulla base di questo presupposto, noi dobbiamo trovare la forza per continuare a fare con le nostre forze. Non è poco, No, perché si ricordi che un uomo, una società, un paese che non hanno un passato, non hanno nemmeno un presente, vegetano, non c'è storia. Ecco, lei sta leggendo... Sì, mi dica. Questa è la forza che anima i nostri studi, le nostre ricerche. Se non si riparte, non si riannoda questo filo della memoria, noi saremo sempre dei paria, saremo sempre una società priva di padri, priva di avi. Ho capito, quindi diciamo, il 1861, diciamo, per noi non è la partenza, ma è un punto di una storia molto più antica che da cui dovremmo attingere, questo certamente. È un modo di vedere la società. Guardi, nel DNA della nostra cultura mediterranea, c'è un simbolo veramente bello al quale io penso ogni tanto. Quando Enea abbandona Troia, carica sulle sue spalle suo padre, cioè il suo passato, la sua eredità. Questa è la nostra storia, questo è il nostro modello. Non dobbiamo dimenticare da dove veniamo, altrimenti fra qualche anno noi non sapremo in che contesto vivremo. Tutto questa chiaro. È la mia visione del mondo. Tutto chiaro. Le chiedo uno sforzo ulteriore, insomma, sta leggendo un po' la cronaca, aiutare il Sud, Monti che si dice si impegni, si parlano di nuovi fondi, insomma, anche alla luce di tutto quello che è stato il Mezzogiorno, no? Quest'ulteriore, sì, insomma, richiesta di intervento, che sembra comunque un intervento sempre, insomma, calato dall'alto, più che, esatto. Come lo leggerebbe lei? Guardi, io ho poca fiducia in questi interventi, perché saranno ancora una volta dei tappabuchi.
vorremmo? Ecco, chiudiamo con lei anche dicendo qual è il Sud che lei si aspetterebbe, anche magari dopo aver letto tutte, quante pagine sono dell'edizione? Il testo Cronaca civile e militare delle due Sicilie praticamente consta di 3 tomi per un totale di 968 pagine. Ecco, uno dopo che ha letto tutte le 900 pagine rotte, insomma, che cosa si aspetterebbe per il futuro del Sud, secondo lei? Ma guardi, io credo che la lettura di questo testo sicuramente schiarisce un po' le idee a chi così, insomma, ce le ha un po' confuse. Nel